Ciao! Il bassista di cui vi voglio parlare oggi si chiama Davide Romani. È un bassista un po' diverso rispetto a quelli di cui ho parlato in precedenza in altri miei video che vantano delle collaborazioni numerosissime e anche molto importanti. In realtà Davide Romani ha delle collaborazioni molto più limitate, anche se ha collaborato con grandi artisti italiani. Ma credo sia importante ricordarlo, soprattutto perché è anche uno dei pochi bassisti italiani di stampo funk, acid jazz, soul. Non abbiamo una grandissima tradizione in questo senso in Italia. Davide Romani si distingue sicuramente per avere un po' questo background nel suo DNA. Davide Romani inizia la sua carriera musicale suonando il basso, ma poi nel tempo amplia, diciamo, la sua visione come musicista e quindi è anche compositore di brani, arrangiatore, gestisce uno studio di registrazione, quindi tendenzialmente tende a diventare un musicista un po' più a tutto tondo rispetto all'essere semplicemente, diciamo, un bassista. Come vi dicevo prima, Davide Romani nel suo background trae sicuramente ispirazione dalla musica nera, in particolare dal soul, dal funky, dalle acid jazz, e vanta anche comunque alcune collaborazioni in ambito pop. Negli anni 80 è tra i fondatori del gruppo Change, insieme ad altri grandi musicisti italiani, che sono appunto Mauro Malavasi, Paolo Gianoglio, Lele Melotti. Diciamo che Davide Romani e Mauro Malavasi sono un po' la mente creativa di questo gruppo. Il gruppo Change è un gruppo di tipo funk, disco music, con dei richiami quindi un po' anche a gruppi come gli Chic, per esempio, anche se, come dicevamo, assolutamente tutto italiano. La cosa sicuramente rimarchevole di questa band è che riesce ad arrivare negli Stati Uniti a piazzare i suoi album, al punto tale che ben tre brani composti da Davide Romani, dai Change, si ritrovano per parecchio tempo al primo posto nelle classifiche statunitensi. Come dicevamo, un genere ballabile come quelli che si facevano all'epoca, dove c'era anche molta sostanza musicale, insomma, groove, ritmo, belle linee di basso. Quindi personalmente vi consiglio di andare a cercare qualcosa dei Change e di ascoltarli. Se girate anche su YouTube trovate dei brani dell'epoca e anche quelli più recenti, perché nel 2018 i Change si sono riformati, diciamo, nella loro formazione originale per comporre un nuovo album che si chiama Love for Love. Venendo invece alle collaborazioni più in ambito pop, Davide Romani lo troviamo soprattutto in studio di registrazione a collaborare. Tra gli artisti, diciamo, un po' più conosciuti con cui ha collaborato sicuramente troviamo Vasco Rossi, che tutti associano quando pensano al basso a Golinelli, ma in realtà Davide Romani ha lavorato parecchio con Vasco Rossi, soprattutto nella prima parte degli album di Vasco Rossi. Tra le sue linee di basso, se vogliamo, un po' più celebri con Vasco Rossi, troviamo sicuramente per esempio il brano Bollicine. Sempre nello stesso album, Davide Romani ha suonato anche per esempio la linea di Portatemi Dio. Ancora nello stesso album c'è per esempio Giocala. Questo per dire che in quell'album c'era già anche Golinelli al basso, ma le linee più di stampo funkeggiato le ha suonate tutte Davide Romani. Un po' come anche poi nell'album successivo Cosa succede in città, dove di nuovo la linea del brano omonimo, per esempio, è di Davide Romani ed è riconoscibilissima. Ok, questo era soltanto per ricordare qualcosa di Davide Romani che è facile, che abbiamo sentito quasi tutti, perché si tratta di brani molto famosi, insomma, della musica leggera italiana. E come dicevo prima, Davide Romani soprattutto ha fatto dei lavori in studio di registrazione. Dal vivo sono abbastanza rare le sue partecipazioni, a parte appunto col gruppo Change, ma
Tra le sue partecipazioni con grandi artisti italiani possiamo ricordare sicuramente il tour del 1998 Da te a me con Claudio Baglioni e il tour dell'anno precedente del 1997 proprio con Vasco Rossi, il cosiddetto European Tour di Vasco Rossi. La mia chiacchierata si chiude qui, ma spero con questa di essere riuscito quantomeno a farvi venire un po' la curiosità di andare ad ascoltare qualcos'altro di Davide Romani, oltre magari ai suoi lavori più famosi, anche come dicevo i suoi lavori con il Change, perché sicuramente è un ottimo bassista e merita secondo me di essere valorizzato e scoperto per chi non lo conosce. Ciao!